Indovini qual è la domanda, Presidente? Vediamo se la indovini. Quando apriamo Floriopoli? Ecco, ci dia la risposta, Presidente. Intanto voglio ringraziare tutti voi, Dario Pennica e Nino Vaccarella, perché mi ha fatto provare l'emozione di passare attraverso il circuito di Targaflora in una macchina bella, però certamente non fra quelle mitiche come ci sono state nel passato, però è stata sicuramente una bella esperienza che ho sentito condividere con voi, perché la ritenevo importante, specialmente nella discesa di Collesano, dove poi mi hanno detto qualcuno, qualche mala lingua mi diceva, poi dice, quella era la discesa dove Nino Vaccarella cercava di recuperare sempre qualche frazione di secondo quando si trovava un pochettino indietro nei tempi, e quindi nella stessa occasione anche oggi ha voluto provare questa dimensione. Io a un certo punto mi ero un poco così irrigidito, e lui mi dà una pacca sulla coscia e mi ha detto: no, tranquillo Giovanni, siamo a posto, non ti preoccupare. Mi ha detto: ma io non mi preoccupo assolutamente della qualità della guida. Ho detto: ero preoccupato per la macchina, non tanto per la macchina che potesse andare, ma l'abbiamo recuperata da poco ancora. Forse chi ha fatto l'intervento, c'è anche qui il meccanico credo da qualche parte, ci diceva: andate piano perché le gomme non sono state sostituite, era stata ferma per tanto tempo e quindi non erano al pieno dell'efficienza. C'è qua il signor Falanga che è seduto là nella panchina, che è quello che ha curato la messa a punto, chiamiamola, perché potesse circolare dopo tanti anni di fermo. Dicevo poi poco fa, quando mi si faceva sottovoce questa domanda, quando riapre Floriopoli, ho detto a Piero: siccome Floriopoli l'abbiamo comprato in maniera fulminea, facendo un'operazione anche eccessivamente veloce per quelli che sono i tempi di una pubblica amministrazione, ora immediatamente ci si aspetta che si possa fare velocemente per riaprirlo. Chiaramente non è così, perché poi lì dobbiamo fare i conti con quelle che sono le procedure burocratiche. Ahimè, ancora non abbiamo avuto la consegna delle chiavi, non abbiamo potuto fare il rogito dell'atto pubblico, perché non lo sapeva nessuno, l'abbiamo scoperto in questi giorni. Queste tribune non sono ancora catastate, e quindi il notaio, prima di poter fare il rogito dell'atto, dal tribunale ha avuto la richiesta catastare questi immobili. Nei giorni scorsi abbiamo dato l'incarico a un tecnico esterno proprio per procedere alla catastazione di questo immobile, e quindi potremo alla fine di questa attività potremo fare l'atto e quindi avere la consegna delle chiavi. In parallelo siamo consapevoli che chiaramente dovremo attivare delle procedure che sono procedure di opere pubbliche, essendo diventato e diventerà un bene di proprietà dell'amministrazione provinciale, con le regole delle opere pubbliche. Quindi lì dovremo redigere un progetto, richiedere i finanziamenti, che per fortuna abbiamo verificato le opportunità ci sono e vanno tutte utilizzate e colte. Vi posso dire quello che è la mia intenzione, quello di fare presto e più velocemente possibile, e riuscire a restituire un'opera, un immobile che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale, che può essere utile a mio parere per il rilancio di un comprensorio come quello di questa zona, che può dar vita anche allo sviluppo di tutti questi comuni segnati da questo tracciato della Targaflora, l'antica Targaflora, e dove secondo me si possono fare tante cose, come un museo, come anche una pista per le guide sicure, e chi più ne ha più ne metta.